Le risposte. I discepoli del Buddha gli chiesero se esistesse un sé o no, Anatman. Se un illuminato, dopo il trapasso, continuasse a esistere in qualche modo o no. Se il mondo fosse eterno o infinito o no. Il Buddha motivò il proprio silenzio a queste domande con il fatto che le risposte non avrebbero promosso in alcun modo il progresso spirituale del discepolo. Perché? Commento. Perché il Buddha, essendo un maestro ancora incarnato, non conosceva le risposte che solo i maestri definitivamente disincarnati possono conoscere.